faccio un po' fatica a crederci ancora. Abbiamo appena concluso la conferenza stampa di Allegri, è stato un razzo, un missile oggi, veramente durata pochissimo, una decina di minuti abbondanti, ma qualcosa di... Però io non pensavo potesse arrivare fino a questo punto Allegri. Oltre ad aver detto poco e niente, e lo diciamo subito come in tutte le conferenze in cui ci sono poche cose da analizzare, oggi è riuscito anche nella titanica impresa di snobbare le domande inerenti alla favorita sulla Coppa Italia, perché una gliel'ha fatta Paolino e lui ha risposto con un'altra cosa perché era una domanda articolata, ce n'erano due e lui ha risposto soltanto alla seconda. Invece un altro giornalista gli ha fatto, mi pare Ormezzano, la domanda esplicitamente sulla Coppa Italia, dicendo se l'Inter è favorita in campionato e ora che è uscita l'Inter, chi è la favorita in Coppa Italia? Questa è stata la domanda. Vi do l'ultima risposta di Allegri e poi inizia la conferenza stampa classica perché ha detto: in un campionato è un percorso di 38 partite, qui basti vedere le eliminazioni di Inter e Napoli perché in una partita può succedere di tutto, quindi vanno tenute alte le antenne. La domanda chi è la favorita in Coppa Italia se l'Inter è in campionato? Questa è la risposta. Io non ci posso credere. Io non ci posso credere che si sta cercando di tenere il basso profilo anche all'interno della Coppa Italia, in cui l'Inter, che è la squadra migliore in Italia, è uscita, e il Napoli, che è il campione d'Italia in carica, è uscita, l'Inter è la detentrice del titolo, è uscita, anche qua, e l'ha detto ridendo, perché l'ha detto proprio prendendo per il culo, nel senso buono, ridendo perché lui non l'ha voluto dire. Io non ci posso credere che anche nella Coppa Italia non pensavo dicesse la vinciamo noi al 100%, però è stato per tutta la conferenza stampa a ribadire il concetto che alla Juventus vanno vinte le partite, vanno vinti i trofei perché il pareggio è una cosa brutta. Chi vince la Coppa Italia? Qual è la favorita per la Coppa Italia? Mi parli di come è fatto il campionato, non ci posso credere. Va bene, 2 minuti di introduzione così, ci sono rimasto proprio male perché la faccia che ha fatto nel dire certe cose, proprio da furbone del deserto, è stato qualcosa di clamoroso. Un mi piace, un commento, un'iscrizione, tutto quello che volete. Aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Allora, la competizione di domani ci teniamo e ci abbiamo sempre tenuto. Domani la nostra entrata in Coppa Italia contro una squadra che ha vinto a Verona è in buono stato di salute e noi dobbiamo cercare di passare il turno e approdare ai quarti. Ora, fermo restando che si può perdere con chiunque, se dobbiamo anche preoccuparci tanto delle squadre che sono all'ultima posizione in Serie A e che sì, hanno vinto a Verona, ma l'Hellas non mi pare il Real Madrid, allora forse c'è qualcosa che non va. Allegri è incredibile come riesca a dipingere qualsiasi squadra che si va ad incontrare come una corazzata impossibile da affondare. Nongi domani non partirà titolare, ma in partita potrà avere dello spazio. Domani mattina deciderò gli altri. Sicuramente Perino in porta, questo è sicuro, così come Rugani e Chiesa. Gli altri invece sono da valutare, visto che anche Locatelli è squalificato in campionato. Domani andrà in campo la miglior formazione per vincere la partita. Poi le partite vanno vinte sul campo, perché prima vincono tutti. Bisognerà aspettare domani sera. E poi gli fanno una domanda sul mercato, e qui mi fermo un attimo perché vi riporto al video che ho pubblicato ieri, lo trovate qui sopra nelle schede, un video in cui vi raccontavo come nella prima pagina della Gazzetta dello Sport che avevo visto sui social c'era un trafiletto scritto tra gli altri da Fabiana Della Valle in cui si diceva la Juventus ha deciso non si fa mercato. E proprio Fabiana Della Valle gli fa una domanda che non gli dice allora avete deciso di non far mercato, gli chiede ma numericamente siete a posto? Quindi qua mi fa anche un po' riflettere quel titolino lì, il video che abbiamo fatto ieri lo testimonia del fatto che vi dicevo ragazzi, secondo me è impossibile che la Juventus non faccia mercato e Allegri come al solito è ermetico nel rispondere alle domande di mercato perché dice mercato, ci sono i direttori che ne guardano l'andamento, noi pensiamo solo a lavorare, Pogba e Fagioli sono usciti mesi fa, la squadra sta crescendo anche se singolarmente, noi dobbiamo continuare a lavorare, grande mantra di Allegri, lavorare, migliorare, lavorare, migliorare, lavorare, migliorare. Poi dice una grande verità, e cioè che la Coppa Italia all'inizio non interessa a nessuno, mentre alla fine invece è un trofeo. Però tra i nessuno ci vanno inseriti anche gli allenatori, no? Che nella prima parte di Coppa Italia fanno un turnover un po' più aggressivo e secondo me anche domani sera avremo un turnover per la Juve non so quanto aggressivo, proprio perché come vi dicevo ieri
La rosa della Juve è comunque corta. Ieri qualcuno mi commentava e mi diceva: sicuramente giocherà Nicolò Siccaviglia. Io vi dico: attenzione, perché Locatelli, essendo squalificato, potrebbe portare Nicolò Siccaviglia in panchina, proprio perché poi giocherà con la Salernitana domenica. Quindi vediamo un attimino di capire quella che potrà essere la formazione, perché secondo me non è così scontato. Poi Allegri dice: alla Juventus, se pareggi, viene fuori una catastrofe. Dobbiamo evitare di pareggiare, anzi, dobbiamo essere bravi nel pareggiarne il meno possibile e vincerne il più possibile. Domani entriamo in Coppa Italia e bisogna fare il meglio per andare avanti e affrontare il Frosinone. Eh sì, sarebbe l'ideale, perché sono comunque due squadre abbordabilissime, no? E quindi poi ti ritroveresti all'interno di una semifinale con pochi margini di errore. Va bene che il Frosinone ha eliminato il Napoli, d'accordo, certo, però il Napoli quest'anno una squadra un po' altalenante, diciamo così, a differenza della Juve, che invece sta tenendo un rendimento di un certo tipo. Poi gli fanno un'altra domanda interessante, ancora una volta su Yıldız, quindi il tridente, questa possibilità di vedere Yıldız, Vlahovic e Chiesa insieme, e Allegri dice: Yıldız altre due? Tutto si può fare, dipende dai momenti, dalle condizioni e dalle disponibilità dei giocatori. Un passettino alla volta, abbiamo trovato una quadratura di squadra. Se saremo bravi, giocheremo anche giovedì prossimo con il Frosinone. Servirebbe per mettere partite nelle gambe anche a chi ha giocato un po' di meno, ma sono comunque giocatori importanti. L'ho già detto, ma con meno partite alcuni giocatori saranno più sacrificati. L'obiettivo di tutti è tornare a giocare la Champions l'anno prossimo, e per farlo si passa da queste annate. Io davvero oggi sono meravigliato, ma non dovrei nemmeno esserlo, ma sono meravigliato, perché questa conferenza stampa è l'apoteosi del dico quello che mi pare a me. Cioè, la domanda è: Yıldız, più Chiesa, Vlahovic, risposta: l'obiettivo è qualificarsi in Champions. Io mi inchino, io mi inchino, perché veramente siamo di fronte al massimo. Io non pensavo si potesse arrivare a così tanto. Davvero, veramente, oggi si parla del tridente. Alla fine la panoramica è: se passiamo, giochiamo giovedì prossimo, alcuni giocatori sono sacrificati, l'obiettivo è entrare in Champions. Siamo di fronte veramente a delle giocate da fuori classe. Domani Yıldız non giocherà, ha detto proprio non giocherà, quindi ho paura nel capire se non dall'inizio o se proprio non ci sarà. Perché poi Allegri dice: quando un giovane gioca viene sempre esaltato. E ci sta che Yıldız venga esaltato, perché ha fatto delle ottime partite, aggiungo io. Allegri dice: anche se lui ha fatto delle buone partite, secondo me ottime, però deve rimanere sereno e lavorare. Non sono due partite a decidere la carriera. Vale per tutti, ma bisogna lavorare e poi valutare a fine carriera cosa si è fatto. Il resto sono tutte chiacchiere che vengono strumentalizzate per un calciatore bravo, ma con due partite alla Juventus. Io veramente oggi... Scusate, oggi la conferenza stampa la faccio io sul commento, perché è un vecchio volpone Allegri, cioè non mi viene in mente nessun altro modo di definirlo. Bastone carota, come al solito. Certo che un ragazzo del 2005 che ha iniziato quest'anno a giocare con la Juve, la risposta è: si valuta poi la fine della carriera, che cosa si è fatto. È la stessa persona che dice: fra un minuto sono abituato a fare un passettino alla volta e non guardare troppo in là. Allegri dice questa frase dopo: un passettino alla volta senza guardare troppo in avanti. Sulla domanda di Yıldız parla del finale di carriera di Yıldız per valutarlo. E poi dice anche una frase che, anche qui, vecchio volpone: il resto sono tutte chiacchiere che vengono strumentalizzate. Allegri è il primo che... tanti amici all'interno del giornalismo, e queste chiacchiere strumentalizzate sa benissimo come muovono il mondo, no? Anche mi viene in mente quell'ospitata che ha fatto al club quando Pirlo ancora allenava la Juve. Anche quelle sono tutte chiacchiere, però non mi pare che abbia detto: no, non le vengo a fare perché poi vengano strumentalizzate. È un vecchio volpone, sa benissimo come va il mondo, però vi giuro che oggi veramente, cioè, se gli chiedevano: mister, ma quanti gradi ci sono? Ti rispondeva: l'ultima lettera dell'alfabeto è la Z. Mister, vuole un caffè? Il sole scotta. Cioè, veramente, oggi è andato decisamente oltre. L'ha sempre fatto, ma oggi veramente ogni domanda c'è una risposta decontestualizzata al massimo.
Poi dice: alzare un trofeo è sempre importante per tutti i gruppi. Giochiamo per vincere trofei, soprattutto alla Juventus. Chi è la favorita per la Coppa Italia? Ora che è uscita l'Inter, vanno tenute le antenne dritte. In una partita può succedere di tutto. Sono stati eliminati Inter e Napoli. La Juventus giochiamo per vincere trofei. È incredibile. E poi Allegri dice: io sono abituato a fare un passettino alla volta, ma 5 secondi fa mi ha parlato del finale di carriera di un giocatore per valutare. Meraviglioso, meraviglioso. Domani abbiamo la Salernitana in Coppa Italia, poi ci rigiochiamo a Salerno. Hanno vinto a Verona, hanno buoni giocatori, sono ben allenati. Facciamo un passettino alla volta, se ci proiettiamo troppo in là non va bene. Meraviglioso, è davvero meraviglioso. Al campionato non sto pensando perché c'è la Coppa. È qua che gli chiedono, va bene il campionato l'Inter, ma adesso che non c'è l'Inter, al campionato non ci sto pensando, c'è la Coppa. Noi siamo la Juventus, ogni partita da giocare, dall'amichevole alla Champions, va fatta al meglio, con massimo impegno e approccio giusto. Sappiamo benissimo che un pareggio in campionato alla Juve è diverso da uno in altre squadre in Italia. Ci sono oneri e onori. Alla Juventus è così ed è il bello di essere la Juventus. Beh, per dire, io vi dico... cioè è vero, nel senso che alla Juve si vuole sempre vincere, però un pareggio per me non viene visto come un disastro. Basti pensare che pareggio col Genoa, dice: ah sì, sono deluso, mi dispiace, però all'interno del percorso che ha fatto la Juventus, secondo me è uno stop che ci può stare. Cioè un pareggio ci può stare, siamo comunque all'interno di un filotto positivo di risultati. È un pareggio, dato che la Juventus aveva vinto 1000 partite nelle ultime 1000, ci poteva stare. Quindi sì, il pareggio non, sicuramente, ecco, non mi capiterà mai di esultare per un pareggio, a meno che non sia un pareggio che ci porta matematicamente a un determinato risultato. Però secondo me, cioè qua oggi lui voleva dire questa cosa qua dei pareggi e l'ha ribadita più volte. Non so perché. Ogni tanto lui c'ha queste fissazioni, ogni tanto lui c'ha due o tre robe che vuole dire. Le settimane scorse era il fatto che le prime 12, le prime 8, le ultime 12, la somma era più 18 rispetto all'anno scorso, e quindi allora significa il campionato. Lui ogni tanto c'ha queste due o tre cose che vuole dire e le butta dentro. Mi viene in mente una sorta di venditori di panine e piadine, di quelli che ti dicono 4 euro, ci metti tutti e ti svuotano tutto quello che hanno nel frigo perché sennò viene buttato via. Ecco, Allegri esattamente così. Se lui vuole dire una roba, la dice. Ti chiedono a che ora ci troviamo per la pizza, l'obiettivo è arrivare in Champions. È tutto così bello. Ma la cosa incredibile, cioè, adesso, nessuno dall'altra parte dice niente. Cioè, se io fossi un giornalista che sta facendo la conferenza stampa e magari la mia testata giornalistica mi richiede di fare una determinata domanda perché è interessata a una risposta. Ma io come, cioè, dopo come torno in ufficio dal mio responsabile, il direttore, gli dico: guarda, mi avevi chiesto chi è la favorita per vincere la Coppa Italia. L'Inter e Napoli sono state eliminate perché il campionato è un percorso di 38 partite e bisogna tenere le antenne alte perché in una partita singola può succedere di tutto. E ti guardi, ma che è sta roba? Cioè, veramente assurdo. Scusate, oggi è un video così, ma è stata una conferenza stampa surreale, breve, corta, domanda-risposta che voleva Allegri. È stato veramente surreale. Cioè, oggi è stato veramente surreale. Vi invito a guardarla per farmi sapere se l'ho percepita solo io, questa cosa qua. E poi fa: di campionato parliamo sabato, ora abbiamo mi pare 43 punti e un'ultima partita da giocare, ma prima c'è ancora la Salernitana. Vincere tutte le partite non è semplice, è sempre complicato, più si va avanti più il margine d'errore si assottiglia. È vero, perché adesso si entra in quel momento, quella seconda parte di campionato, dove gli errori poi si pagano a più caro prezzo. Chiedere all'Inter, alla voce Scudetto Milan, l'errore di Radu, no? Con il Bologna. Che non è sicuramente stato l'unico, ma è stato l'ultimo, ed è quello che pesa di più ed è quello che poi passa alla storia. È normale che sia così. McKennie non è cambiato, è cresciuto, l'esperienza in Premier l'ha maturato con la retrocessione, è tornato con voglia di dimostrare e fare bene, altri 5 mesi davanti a lui in cui devi migliorare e fare meglio. È incredibile, perché McKennie è tipo, secondo me, uno dei migliori giocatori di questa stagione, deve migliorare e fare meglio. Yıldız ha fatto 2 partite meravigliose, ha fatto 2 buone partite. Quando Vlahović faceva delle brutte partite diceva: ha giocato molto bene tecnicamente. Allegri è sempre fatto così, cioè cerca di toccare
toccare determinati tasti a seconda del momento dei calciatori. McKennie e Yildiz stanno facendo bene? Li abbatte per stimolarli a fare meglio. Vlahovic stava facendo male? Carezza per fargli capire che non tutto è perduto. Questa cosa mi piace molto invece di Allegri. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta tanto e credo che la faccia molto bene. Ecco, in questo credo che Allegri sia veramente molto bravo nel gestire i calciatori. Poi dice: Di Miretti sono molto contento, è un anno e mezzo che la Juventus gioca. Dopo Firenze con un gol importante si è un po' fermato, ma troverà il suo spazio. È un giocatore che può solo che crescere e rimarrà alla Juventus. Io sono curioso di sapere se McKennie ha recuperato, se sarà disponibile, se è a posto, se quell'infortunio o comunque quell'affaticamento è stato smaltito. Spero di sì. Io vi invito a lasciare le vostre considerazioni qui sotto, perché oggi è stata una conferenza stampa veramente folle. Sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Ciao.